Non mi dire niente, non mi dire niente, così c'ho i nervi proprio capito. Ah! Oh. Perché fa così? No, no, perché fa così? Non lo sapevi? Non si sa che un uomo quando si sposa perde la propria indipendenza? Perché ti sei sposato? Perché ti sei sposato? Però io te lo voglio dire, stai permettendo a tua moglie di fare cose che nessuna donna si dovrebbe mai permettere a fare. Io lo capisco, va bene che non ti fa andare più a giocare a calcetto, va bene che non ti fa vedere gli amici, ma non che pure per venire a lavorare ti devi inventare la scusa. Allora si è saputo. Lo sanno tutti, lo sanno tutti. Non ce la faccio più, non ce la faccio più, abbiamo toccato il fondo. Oggi per venire a lavorare l'ho dovuto inventare che andavo dall'amante. Perché ormai il rapporto è saltato. E mi ha detto pure non ti credo, non ti credo, tu stai andando in ufficio. Alla fine ho giurato, spergiurato, ho detto ti giuro ci andando a fare l'amore con un'altra. Un poco mi ha creduto, quindi sbrighiamoci, c'ho 2-3 minuti, lei lo sa quanto tempo ci metto io. 2-3 minuti? Vabbè, compresi i preliminari. Allora... Che iniziano quando citofono. Allora, senti qua. Sì. Hanno telefonato e hanno detto ma che... Ma tu a me mi vuoi prendere in giro? Perché? T'ho detto 1000 volte che prima di iniziare a lavorare tu ti devi togliere il casco. Tu hai bisogno che il tuo cervello si espanda. Il mio si deve comprimere, il tuo si deve espandere. Calma. Io volevo recuperare tempo perché hanno telefonato e volevo recuperare tempo. Solo per quello. Altrimenti mi facevo trovare direttamente senza casco. Allora, senti qua. Hanno telefonato, hanno detto che per quanto riguarda la parte iniziale... Puoi iniziare. Puoi iniziare. Per quanto riguarda la parte finale... Bisogna finire. Ora, noi dovremmo fare una... Che cos'è questa porcata? Eh? Che cos'è questa porcata? Eh? Sei sordo? No. Che cos'è questa porcata? Eh? Dimmi che cos'è questa porcata. Sicilia, lo so, Calabria, lo so, ponte. Lo vuoi fare questo ponte o non lo vuoi fare? Se non lo vuoi fare me lo dici che io scrivo a Berlusconi e ce ne andiamo tutti a casa. Ma lo vuoi capire che il ponte di Messina è un'opera importante soprattutto per dimostrare ai milanesi che noi siciliani siamo cambiati e le cose per bene le sappiamo fare. Ecco perché ti avevo chiesto nessun favoritismo. Non ho fatto nessun favoritismo. No? Allora che cos'è questa porcata? Non mi viene la parola. Te la faccio venire io la parola. Cioè sul ponte ci hai messo l'autogrill. Ma lo vedi che sei un ignorante? Non lo sai che da quando siamo entrati in Europa dobbiamo mantenere il 3% del patto di stabilità? Dimmi la verità. Mio cugino ha saputo che ho vinto l'appalto ma che su un posto di lavoro. Che gli devo dire, Valentino, mettiti nei miei panni. A me di tuo cugino non mi interessa niente. Valentino, mettiti nei miei panni. Mio cugino si è comprato la BMW, ancora la deve pagare. Non mi interessa. Deve pagare il mutuo della casa. Mi interessa. La moglie ha voluto la Smart, la felice divisione, la casa a mare, il gommone, il calotto, la pentola a pressione, i cavalli a vapore. Non mi interessa. Solo il sussidio di disoccupazione piglia mio cugino. Non mi interessa, se lo può aumentare. Ma già piglia 8 milioni al mese, quanto deve prendere? Problemi suoi, se ha bisogno di soldi fa quello che ho fatto onestamente io per una vita, se ne va a rubare. Non me lo tocca di fronte a me. Questa è la mia prima opera. Ormai hai buttato la maschera, la ho capito chi sei. Esatto. Ora ti faccio vedere io, esatto. Ma no che mio cugino se ne va a rubare. Ora lo chiamo, subito gli do la delusione, gli dico pia la BMW e la porti dal concessionario. Ora ti faccio vedere io, appena mi rispondi gli dico pia la BMW e la porti dal concessionario. E non mi deve fermare nessuno, mi deve fermare. Ma perché sono così buono? Perché? Perché? Why? Va bene, grazie Valentino, mi hai commosso, grazie. Non lo sopporto, non lo sopporto. Va bene, te lo metto l'autogrill, va bene che te lo metto, però qua non te lo posso mettere, te lo devo mettere qua sotto, te lo so. No, 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 deve stare qua perché lui la mattina accompagna i bambini a scuola, non è che può fare il giro da Villa San Giovanni, quando devi venire a cuociare l'autogrill. Non mi interessa dei bambini. Non ti interessa dei bambini, ora lo chiamo, gli dico piglia i bambini, li infili nella BMW e li porti alla concessionaria, ora ti faccio vedere io, che ragionamento a te. Va bene. Te lo metto l'autogrill, va bene? Grazie,
E te lo metto pure dove dici tu. Grazie. Però sappilo, per colpa tua devo tagliare le palmenane. Per colpa tua. Avanti. Valentino, ma non per colpa mia. Ti devi rendere conto che stai esagerando. Una, due, va bene. Ma tu stai mettendo ettari ed ettari di palmenane. Dobbiamo integrare il progetto col progetto più grande che è la natura. No, tu stai integrando il Mediterraneo col progetto più piccolo che è la palmenana. Ma dimmi la verità. Ma che pigli, un euro a palmenana? Non dire queste porcate da Prima Repubblica, hai capito? Perché noi siciliani siamo cambiati, soprattutto da quando ci hanno spiegato che una cosa pubblica è una cosa di tutti. Certe cose non le facciamo più, e i milanesi che ci hanno sempre criticato lo devono capire che le nuove generazioni siamo diversi, perché se noi siamo cambiati anche loro possono cambiare e tutto il mondo può cambiare. Vergogna! Vergogna! Cioè tu a me mi hai fatto 3 ore di manfrina per 2 soldi di autogrill che non ha neanche spizzico? E tu vieni a fare di queste porcate? Fai schifo, Valentino, fai schifo, sei un essere repellente. Lo vedi se ti spunto, non ti piglio perché sei idrorepellente. Che cos'è questa porcata di qua? E soprattutto perché non me l'hai detto? Te l'ho detto. Ah, me l'hai detto? Sì. E quando me l'hai detto? Ieri. Ti devi togliere questo vizio che hai di parlare con me quando io non ci sono. Oh! Non puoi pretendere che ogni volta che ti devo dire qualche cosa ti devo pure venire a cercare. Ma com'è pazzo, eh? Il dialogo prevede uno che parla e uno che ascolta, ma contemporaneamente non è che posso venire domani a sentire quello che hai detto ieri. Oggi mi chiedi questo nell'amicizia, domani che cosa mi chiederai? Il sangue? Io te lo darò, perché al contrario tuo io sono un amico, e un amico lo capisce quando deve stare zitto. C'hai il cervello come una particella di sodio che si aggira in acqua lente. Te lo dico io cosa sono queste 2 porcate che hai messo sul ponte. Te lo dico io che sei riuscito a fare 2 porcate in una. Era un'occasione. La svendita delle porcate, cioè. La prima porcata che hai messo sul ponte è l'asilo nido. Ma la cosa più schifosa è che hai chiamato l'asilo nido la palma nana. Dimmi subito perché hai costruito questo asilo nido, altrimenti dica a tutti che c'è Bin Laden che insegna religione. Parla. Mia figlia, il sangue del mio sangue, c'ha 8 anni. Mi ha detto: papà, quando sono grande voglio insegnare. Con i tempi che corrono in Italia con la scuola, se non gliela faccio io, la scuola questa quando deve insegnare mai? Non mi interessa niente di tua figlia. Ah, non ti interessa di mia figlia? Completamente, non me ne è mai fregato niente. Questo vuoi dire? Sì, anzi ti dirò di più, che quando cadeva per terra non era perché aveva i piedi tondi, ero io che le facevo lo sgambetto. Ah, questo vuoi dire anni e anni di ortopedia? Ortopedica era mio zio. Pure! Questo vuoi che faccia? Allora che cosa vuoi che faccia? Che cosa vuoi che faccia? Che la chiamo? La chiamo e le dico: figlia mia, il ponte è una cosa pubblica di tutti tranne che mia. Questo vuoi che faccia? Una bambina a 8 anni, questa delusione gli vuoi dare tu, che avrai il rimorso per tutta la vita? Questo vuoi che... Lo sto facendo, ah? No, è inutile che mi guardi così, perché lo sto facendo. La chiamo, le dico: prendi l'asilo nido, lo metti nella BMW e lo porti al concessionario, te lo sto dicendo. E non mi devi fermare né tu né nessun altro. Ti preoccupare, senza rimorsi devi vivere. Stai tranquillo, sto chiamando. Pronto, tesoro? Ciao, papà sono. Senti, come papà chi io sono? Sì. Senti, tesoro, ti volevo dire una cosa. Te lo ricordi quell'asilo nido che ti avevo promesso sul ponte, amore? Te lo ricordi? Non te lo posso mettere più, gioia. Dai, non piangere in questa maniera, finiscila, che mi spezzi il cuore, tesoro, non piangere così, che mi spezzi il cuore a me e alle persone che mi stanno accanto, smettila. Che cos'è questo rumore? Non ti sbattere la testa al muro, sai, finiscila, e non dire queste porcate, perché tu da grande la prostituta non la farai, hai capito? Fai schifo, una bambina a 8 anni, che cosa vuoi che faccia? Che la richiamo e le dico: figlia mia, stavo scherzando, a 8 anni una bambina non si questo può... Questo telefono è senza credito da 2 anni! Io gliel'ho detto, se lei non l'ha sentito, che ci posso fare?
Ma vergognati, vergognati, ti ho fatto il trappolone e ci sei cascato. Non hai resistito, proprio come il topo davanti al formaggio, come il gatto davanti ai croccantini. Tieni qua, te lo metto l'asilo nido per farti capire che io sono diverso da te. No, per fare capire ai milanesi che noi siciliani siamo diversi da quello che eravamo prima, allora, hai capito? Allora, stai tutto il santo giorno a parlare di palmenane e milanesi. Almeno per oggi evitami i milanesi. Ma io te lo dico pure per te. Dillo per me, basta con i milanesi. Ma ci hanno criticato Basta! Sei tutto il tuo santo giorno, palmenane e milanesi. Almeno i milanesi oggi niente. Basta, non ne parliamo. Scusa. Andiamo a cose più importanti. Dove mi hai sistemato tutte quelle cose che ti avevo chiesto io? Qua, questa macchia qua è tua. Tu mi hai ammassato 280 villette tutte qua! E dove te le devo mettere? Ma te l'avevo detto a spargile per il ponte, le ho vendute vista mare io le ville! E le palmenane dove le metti? Poi se fosse palmenane, mettile una sopra l'altra e fai una palma vera magari! Tu arriverai a farti criticare dai milanesi! Non esistono i milanesi! Esistono i milanesi! Si sono estinti insieme ai brontosauri! No! Sì, ne sono rimasti tre, questi tre non scendono! E se scendono? Metto una torretta a Reggio Calabria, uno col fucile, tre pallottole e le eliminiamo! Ok. Anzi, siccome sono precisi, capaci che scendono in fila e con una pallottola sola risparmiamo pure! Continua così! Non ne posso più, non ne posso. Tutto il santo giorno, palmenane e milanesi, milanesi e palmenane, palmenane e milanesi. Per me mi sono i milanesi aggrappati alle palmenane. Già li sento che cantano, mia bella palmenana. Tu stai trascurando un elemento fondamentale che a noi del ponte non ci interessa niente perché non serve a noi. Se lo stiamo facendo è per una questione di immagine, per dimostrare ai milanesi. Tu non hai capito che il ponte invece è fondamentale per noi siciliani. Perché? Perché appena faranno il ponte in Sicilia, disoccupati non ce ne saranno più. E perché? Perché vedono il ponte e se ne vanno. Come? È così, il disoccupato è così per carattere, appena vede un ponte se ne va. Se non le sai queste cose, fai fare a me. Lo dice proprio il teorema del disoccupato. Dato un disoccupato, costruitegli un ponte sul catetere dell'ipotenusa e lui se ne va. Il corpo di un disoccupato riceve una spinta dal basso verso l'alto pari alla lunghezza del ponte. Se non le sai queste cose, fai fare a me. Quando facevamo pontologia, tu non venivi mai. Ma poi dico io, a domandare, ma come mai stiamo facendo due corsie? Non lo vedi che c'è due corsie? Perché non domandi, ma come mai le stiamo facendo? E perché non venivo a lezione di pontologia, capito? Tu facevi tutto il giorno turistologia in giro. Bella questa cosa di pontologia, rimarrà per sempre. Bene, complimenti. Poi la tagliamo. Dimmi. Ci sono due corsie. Perché... A dire come mai stiamo facendo due corsie? Com'è che non te lo domandi? Che ne so, sembrava che si portavano così quest'anno. Che ne so. Quest'anno si porta la doppia corsia. L'anno prossimo la doppia corsia col risvolto, a zampa larga. Ma vuoi andare avanti, per cortesia? Questa corsia serve proprio per i disoccupati. I disoccupati vedono la corsia a loro dedicata, si incamminano e pian pianino, trotterellando, se ne vanno. Questa corsia di qua invece serve per i turisti. I turisti vengono, scendono in Sicilia, stanno un poco, poi non hanno niente da fare, diventano disoccupati e li salvano dall'alto là. Ho capito. Capito? È un lavaggio, turisti disoccupati, disoccupati turisti disoccupati, è un lavaggio, un riciclaggio, il ponte serve per il riciclaggio. Oh. Andiamo a cose più importanti. Abbiamo capito che all'inizio i soldi ce li danno. Se Dio vuole. No, vuole, ha detto che ce le dà.
Ha detto tante cose, eh. Comunque, vabbè, speriamo che questo. Poi tu hai avuto questa bella pensata di fare la campata unica? Oh, ma io scherzavo la campata unica. Può essere mai la campata unica? Non ci arrivo dall'altra parte. Io scherzavo. Ma che stai dicendo vero? Io scherzavo. Quindi tu scherzavi? Certo che scherzavo. E allora ti comunico che lo scherzo è riuscito. Ci hanno creduto veramente. Ora come fai non mi interessa, però hanno detto che devi arrivare dall'acciolato senza un pilone e senza mettere i piedi nell'acqua. No, io non faccio niente. Non faccio niente. Io dall'altra parte non ci arrivo e buonanotte. Problemi tuoi. Problemi miei, e che faccio? Problemi miei, ma che faccio? Mi tiro la Calabria. Tanto, in Calabria ci sono tutte cose sott'olio, scivola meglio. Ma lo vedi che quando vuoi le idee ce le hai, lo vedi? Ah, questo cervellone! Comunque, come fai non mi interessa. A me la cosa importante che ti volevo dire è che io ho rifatto i calcoli e ho capito che qua, con questa campata unica, ci vogliono un sacco di soldi. Certo. Qua, caro mio, bisogna campare la campata. Certo. Capito? Cioè qua ci vogliono soldi che entrano proprio a palate. Anche a più palate. A palatoni proprio. A palatoni. Poi tagliamo pure questa dei palati. Quindi tu cosa hai pensato per far entrare più soldi nel ponte? Ma non è che ci ho pensato assai. Vabbè, quei 3 minuti di carica che hai pensato? Il casello. Casello autostradale. Sì, volendo il casello è un classico, eh? Va su tutto. Va pure sulla Palermo-Messina che non c'è l'autostrada. Avresti pensato di metterlo? Ma niente, io metterei un casello all'entrata e li facciamo pagare e un casello all'uscita e li facciamo pagare, tanto non possono tornare indietro. No, tornare indietro non tornano, però... Però, caro mio, sei soggetto a critiche, eh? Certo. Ma la gente arriva e ti dice il solito ponte, il solito casello. Certo. Ci vorrebbero degli incentivi, se no. Degli incentivi. Tipo, da mezzanotte alle 6 la donna non paga e l'uomo paga il 50%. Per il resto della giornata con la drink card, il turista entra, consuma liberamente, alla fine quando esce, poi via la mazzoleata. Non viene il turista. No, qua. Viene, l'ho sentito fino a ieri, non, Giovanni turista. Non viene il turista. Viene, non viene. Abbagonato. Sì, abbagonato, non viene. Che cosa deve venire a vedere il turista? Il ponte più lungo del mondo. Non si vede più il ponte. Certo, con tutte queste palmenane, però farei sta mazzone. Ma perché ce l'hai con le palmenane? Il turista non viene. Perché il turista, per definizione, si deve fermare. Se no, non è turista, hai capito? Siccome sul ponte non c'è niente che lui si può fermare, il turista non vede niente e passa. E diventa passeggero, capito? Vabbè, se non c'eri a lezione di turistologia, fai come ti dico io. Il turista deve avere un motivo per fermarsi, se no non è turista, capito? Per definizione. Turista! Vai. Non le sai le cose, fai fare a me. Se no sarebbe turiva. Tu l'hai visto mai un turiva? Non ho fatto in tempo. Quante volte mi dicevano guarda un turiva dove? E già se ne è andato. Il turista è così, quindi ci vuole un'attrazione, una cosa per cui il turista si ferma. Ci vuole un'attrazione che si ferma. Un Luna Park. No, ma Luna Park no, ma poi sempre su Luna Park. E c'è mio zio con la giostra. Non lo so, ma non è possibile, te l'ho detto 1000 volte. Allora io ti consiglio, guarda, spendi un po' di più e vai sul classico. Ti fai qualcosa che ti dura nel tempo. E che cosa? Un monumento. Sì, chi ci mette? Un monumento. Ma quanto hanno speso a Roma per il Colosseo? Però se lo sono trovate. Sì. E che ci metti? Il Colosseo sul ponte? Il Colosseo non mi piace, poi è tenuto male, ci manca il tetto, le finestre bucate. La proprio la solita incuria romana. Poi quando si dice l'incuria romana, l'incuria romana. No, però se tu c'hai una cosina da ristrutturare, qua allora sì che si può. Non c'è niente. Una casetta antica. Non c'è, tutte cose moderne. Una casetta piccolina. Niente. Una casetta vecchia. Niente. Un sobborgo antico. Un villaggio di pastorizia.
Una casa dove ha dormito Garibaldi. Cioè, Garibaldi, secondo te, sul ponte? Ah, no! Ah, no, certo, Garibaldi ha dormito dovunque, è arrivato sul ponte, aveva l'insonnia e ha tirato dritto. Minchia, Parigi, c'è un'altra in casa, oh! Cioè, dovunque, qui ha dormito Garibaldi, qui ha dormito Garibaldi, qua Garibaldi aveva premura. Ma io non lo so. Chi è? Ma come chi è io? Ma perché? E perché busse? Come perché busse? Ma perché secondo te ai tempi di Garibaldi, il ponte ai tempi di Garibaldi non c'era? Ma già se ne parlava però. Lo so, lo so. Allora, a mali estremi, tagliamo la testa al toro. Andiamo a prendere un tempio da Agrigento, tanto quelli neanche se ne accorgono. Senti a me, lo smontiamo, lo carichiamo nella tua panda e lo veniamo a rimontare qua. Ma che dici? Gli diciamo è riaffiorato durante gli scavi. Ma da dove è riaffiorato? Dal mare. Cioè, dal mare esce il tempio. E gli attacchiamo due anche due cozze, vedi troppo bene. Ma che dici, il tempio con le cozze? Anche chi lo vede dal mare, vede il mare, il tempio, le cozze, la montagna, vede il tempio, mare e monti. Non glielo puoi mettere. Quaglio è fieno. Non glielo puoi mettere all'ortolano. Non glielo puoi mettere all'ortolano. Non glielo puoi mettere. Ma perché non ti limiti a dire le cose che sappiamo? Non glielo puoi mettere. Non glielo puoi mettere. Perché te lo dico io. Perché appena ci metti un po', appena ci metti il tempio, tempio, appena ci metti il tempio sul, sul ponte, ponte, il ponte crolla. Il tempio? Il tempio, appena ci metti il tempio sul ponte, il ponte crolla. E il tempio? E il tempio rimane... sospeso. Sa, fammi sapere così. Appena ci... Non è come dici tu. Hai capito? Appena ci metti il tempio, ti dico per l'ennesima volta, il ponte crolla. Cioè, tempio è pesante, Non è che è pesante. Quante volte lo dicono, non guidate dopo aver visto il tempio che porta a San Lorenzo. Ma che c'entra, non è pesante il tempio. Io ho visto un tempio quando ero piccolo, ho dormito due giorni. Ma che c'entra, ma non è per quello. Lo sai meglio di me, appena ci metti il tempio, il ponte crolla per altri motivi, perché tu ci metti il tempio, tutti gli agrigentini che passano vedono il tempio e per istinto ci costruiscono di sopra, intorno. Lo sai com'è? Hai ragione. L'agrigentino è così, è costruttore. A Milano criticano, ad Agrigento costruiscono. Soprattutto la notte. Vabbè, ci vedono meglio. Andiamo a cose più importanti. Vabbè, allora non lo so, domani telefoniamo a Sgarbi, vediamo se gli avanza un obelisco. Tanto uno l'ha piazzato in Africa, non c'è da mettere qua che fa, non ce l'ha. Quello fa il rappresentante, l'obelisco. Dai, fammelo andare, dai. Ma che telefono acceso? Me lo sono dimenticato. Vedi chi è che me ne devo andare, dai. Ti devo lasciare a casa. Pronto? Buonasera, sì, io sono Picone, mi dica. Cosa? Senta, non la capisco bene, mi chiami fra 5 minuti, perché siamo messi, ma... Chi è? Mi chiami... Non la capisco bene, mi chiami fra 5 minuti. Non la capisco, no? Mi chiami fra 5 minuti, non si capisce niente, è come se avesse un fazzoletto davanti alla cornetta. Oh. Senta, mi chiami... Ah, lei ha un fazzoletto davanti alla cornetta? E perché, mi scusi? Per non farsi riconoscere. Allora giusto. Allora giusto, lo può tenere. Sì, mi dica. Che cosa le serviva? Ma da mettere dove, mi scusi? Sul ponte? No, signore mio, non... Mi scusi se le rido in faccia, ma non è possibile perché non ce la facciamo... No, guardi, veramente, anche volendo, non ce la facciamo... Che cos'è? Guardi, anche che volendo... Che cos'è? Una pizzeria sul ponte! No, siamo a piedi, Esatto! Sono rimasti posti in piedi! Esatto, non ce la facciamo proprio, veramente! Il prossimo, quando facciamo Palermo-Genova, la teniamo in considerazione! Lo capisce bene che non è contro di lei. Io lo so. No, no, ma non è lei, non è contro... Noi sapendo come andava a finire, lo sappiamo che il ponte è una cosa pubblica di tutti, ma noi sapendo come andava a finire abbiamo fatto un turno, quindi lei evidentemente ha perso il turno. Ecco, sì. No, guardi, ma non le sto dicendo che lei non ha il diritto. Guardi, non è lei che mi deve spiegare qual è la definizione di cosa pubblica, capito? Poi con questo tono non mi... Lo so benissimo che una cosa pubblica non è soltanto cosa mia, cosa sua, ma cosa nostra. Questa pizzeria gliela metto vista mare, va bene? Grazie di aver scelto noi. Ora io qua l'autogrill a mio cugino dove io lo costruisco.
Ma perché non la mette qua la pizzeria che c'ha la P? Che deve fare il parcheggio, deve fare? Questa pista per penitenziario, fai fare a me. Fai come vuoi, io me ne devo andare. No, 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 aspetta un attimo. Dai, ma veloce che mia moglie mi aspetta. Non aspetta solo te. Dunque. Ti devo dire una cosa, però tu mi devi promettere che non ti devi arrabbiare. Ma perché mi dovrei arrabbiare? Non ti sei arrabbiato mai. Ma allora, tra noi non abbiamo mai litigato. Non abbiamo mai litigato. Allora, siccome io... abbiamo un rapporto sereno. Siccome io vorrei fare bella figura con i milanesi... Di nuovo i milanesi, mi stai riprendendo? Ma con tanti popoli fondamentali per l'Italia, proprio i milanesi. Chi c'è di così fondamentale? I torinesi. Perché che hanno fatto? I grissini. Ah, vero. Ah. Allora... Avevo pensato. Io esco pazzo per i grissini. Avevo pensato, io per fare bella figura con i milanesi, a Villa San Giovanni. San Giovanni le Vie. Ci metterei due sensori che riconoscono la macchina del milanese. E come la riconosco? C'è la nebbia intorno alla macchina del milanese. Appena la macchina del milanese passa, i sensori riconoscono la macchina, riconoscono la macchina ed azionano delle fontane che io voglio costruire sul ponte, in modo tale che il milanese, passando tra palmenane e fontane, dice: ma guarda sti siciliani. Ora vediamo se ho capito bene. Esatto. Arriva la macchina del milanese a Villa San Giovanni, il sensore la riconosce, manda l'impulso alle fontane che sono dislocate lungo tutto il ponte, e mentre la macchina del milanese passa comincia questo zampillio di acqua che accompagna la macchina fino all'ingresso a Messina. Esatto. Bello. Poi magari arrivato a Messina ci mettiamo un cartello con scritto: hai visto l'acqua? Dimenticatela! Ma che è niente? Che è niente? Va avanti! Ma che fa? Scusate, non c'entrate niente. Ti ho detto che quando siamo fuori dalla Sicilia tu non devi parlare della siccità, Ma che c'entra? Tu mi hai detto, tranne che a Milano. Sono già, scusate, non c'entrate niente voi, veramente, è una cosa già di noi. Potete uscire un attimo? No, perché no? Perché noi già in questo sketch la Sicilia la massacriamo. Ma perché c'è? Diciamo che mafia, rubiamo, fare. Vabbè, ma lo facciamo, noi autoironia per migliorarci. Però non mi fa che si parli della mancanza d'acqua. La gente che ti sente che cosa deve pensare? Che in Sicilia i politici ci hanno lasciato pure senza acqua? E perché come ci hanno lasciato? Queste cose non si dicono, perché è vergogna. E ci rimane un'ultima cosa, la dignità. E chi ne ha avuta mai? Lo so. Inventatela, parla di quello che vuoi, ma... e poi tu lo sai, il brevetto della siccità è nostro. L'abbiamo inventato noi, abbiamo capito noi che c'è da guadagnare. Se tu ne parli quando siamo fuori dalla Sicilia, loro sono italiani e lo sai come sono gli italiani. Lo sai come sono gli italiani nei confronti di noi siciliani, che prima ci criticano e poi ci copiano. Che vuoi lasciare l'Italia a secco, vuoi lasciare? Gli italiani sono così, prima ci criticano e poi ci copiano. Gli italiani ci copiano. Gli italiani ci copiano. Gli italiani ci copiano, l'ho capito. Aggiungi una cosa nuova. Ci copiano. È pieno pieno di italiani qua dietro. Io l'avevo capito perché da due ore che ci ridono in faccia. Ci penso io, tu coprimi le spalle. Abbiamo controllato, l'acqua c'è. C'è stato un guasto che è durato due secoli. Vabbè, però trovare un idraulico è un'impresa. Comunque, ora l'acqua c'è. Ce n'è proprio aiosa. Sgorga copiosa.
La colpa Venezia è colpa nostra, per dire. Ma perché qualsiasi cosa il siciliano subito dice è colpa mia? Per carattere. Ma cambialo sto carattere, che c'hai 30 anni. Ti ho detto che della siccità non ne dobbiamo parlare, sono problemi nostri, che ci risolviamo per i fatti nostri. Come si dice, i panni sporchi? Ce li rimettiamo di nuovo perché acqua non ce n'è. Io posso dire che... Andiamo avanti, fammi sta cortesia, andiamo avanti. Eccezionale. Eccezionale. Questo ponte è venuto meraviglioso. Ma dimmi una cosa, ma così, secondo te, a occhio e croce, quanti abitanti fa il ponte? 20-25 mila abitanti, io ce li metto. Eccezionale. Ormai il ponte come prodotto interno lordo ha superato la California. Siamo la quarta potenza industriale del mondo. Abbiamo davanti i giapponesi. Appena se ne salgono, e le passiamo. Eccezionale. Ma poi abbiamo tutto, strutture, infrastrutture, ponti a castello, eccezionale. Purtroppo abbiamo queste due palle al piede, la Sicilia e l'Italia, che noi produciamo ricchezza e loro campano sopra di noi. Sempre così è stato, per un popolo che produce gli altri ci devono mangiare di sopra, sempre ma lascia così. Lascia stare, chi nasce sul ponte è diverso, non c'entriamo niente, poi le tasse sono le nostre e ce le dovremmo tenere noi, questa è la verità. Sì, vabbè. Ce le dovremmo andare indipendenti. Ma finisce questa cretinata dell'indipendenza? Ci vorrebbe la secessione del ponte. Ci ma finisce questa secessione che già ci basta che lo dice. Ci manca poco, ci manca la capitale del ponte e poi ce ne andiamo indipendenti, ti faccio vedere io. Finiscila questa cretinata. Brooklyn! Non mi piace. E poi si è sentito dire. Sei poi appiccicoso come non nome. Non mi piace. Ci vorrebbe un nome proprio sinonimo di indipendenza. Che tu appena lo senti dici, ma qual è la capitale del ponte? Dice questa. Mia, allora sono indipendente. Io ce l'ho un nome. Ma come c'hai il nome? Non mi dici niente. Sì, però è cretino come nome. Cioè, non è che è cretino il nome, è cretino come capitale indipendente. Fai fare a me, fai fare. È dai, cretino, eh? Dai, fai fare a me. Capitale del ponte. Indipendente. Pontida. Bravo, è cretino al punto giusto, magari qualcuno ci crede, bravo. Va bene, allora facciamo così. Tagliamo il ponte qua, 50 metri prima che tocca terra con la Sicilia, 50 metri prima che tocca terra con la Calabria, ce ne andiamo per i fatti nostri. Il ponte indipendente, come simbolo un pesce spada. Ma che tagli? Ma che tagli? Abbiamo fatto tanto per farlo, arrivi tu e lo tagli. E perché che? Ma come perché che? La gente che deve passare come fa a passare? Il traghetto! Vero!